Eccoci qua, buonasera a tutti e bentrovati a questa nuova diretta del Salotto Culturale di Palma, giunta alla seconda edizione, dove anche questa sera siamo qui a presentare i due libri. Saluto come sempre tutti gli ospiti che abbiamo avuto nelle precedenti puntate e i nuovi ospiti che sono qui questa sera, alla quale tra poco Patrizia e Marcello ci daranno nominativo dei loro libri. Nel frattempo, chi ci sta guardando, se avete delle domande da fare, fatele pure, che tra una domanda e l'altra le leggeremo. Questo è quanto. Apro solo una parentesi velocemente, la richiudo subito per fare presente a tutti che gli ospiti che sono qui questa sera hanno ricevuto tempo fa la locandina e la liberatoria. Senza la liberatoria non si può prendere parte alla diretta. E tutte queste dirette vengono, diciamo, sempre gratuitamente. Quindi richiudo subito la parentesi, passo la parola a voi, Patrizia e Marcello, per dare il via alla serata. Buonasera, buonasera ai nostri Buonasera. ospiti. Questa sera avremo Ilaria Coppini. e Giuseppe Buonasera. Bagno. Eccola, di Ilaria Salve a Coppini. tutti. Ilaria Allora, Coppini è quella con i capelli biondi. Giuseppe no. sottolineiamo, ok. Sottolineiamo, La giusto. bionda è il moro, ok. Casomai ci fossero dei dubbi. Beh, con i tempi che corrono ora, vorrei. Bene, bene. Vedo che siete molto recettivi delle mie stupidaggini. Sono Allora, sempre più entrambi, te lo dico già, conoscendo entrambi, di persona. è divertente parlare di letteratura, di cose serie con un tocco di umorismo, no? È più così, è più effervescente. È più Tant'è fruibile forse anche. brava, brava. Tant'è vero che Ilaria Coppini questa sera ci presenta il libro titolato Eros e Eccolo. Thanatos. Avvicinalo alla telecamera. Brava. Eros e Thanatos, amore Oh, e bellissimo, Eros e Thanatos. Da, da, da. È un tema molto dibattuto da sempre in tutta la letteratura classica, molto bello. Poi ci dirai come hai affrontato tu, cara Ilaria, questo tema che praticamente ha occupato l'interesse dei poeti, sia latini che greci, da sempre, ma anche quelli posteriori, quelli successivi. Ecco, una piccola nota, ci perdonerai se non riusciremo ogni volta a pronunciare l'H del TH di Thanatos. Allora, Ma non è preferirei. esatto. Allora, Non lo so partiremo. pronunciato perché non è inglese, non è inglese che bisogna aspirare. Non è inglese, è Bene, bene. greco e quindi Ciò mi va. conforta. È Ciò greco antico. È mi corda la conforta. T, non è Grazie. da aspirare. Ma perdonatelo, lui viene dagli studi Io ho scientifici. fatto lo scientifico, cosa vuoi? Ma noi dagli studi classici, quindi. Pensa che alcuni, e io faccio esatto, si capiva insomma, e alcuni dicono, alcuni che lo leggano, primo dicono Thanatos, alcuni. No, 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 per carità. vabbè, non commentiamo. È E proprio. alcuni non sanno proprio cosa vuol dire Thanatos, quindi io prima di dare il titolo al libro ho un po' indagato, chiedendo a chi non ha avuto una formazione classica se conoscessero il termine Thanatos, e è venuto fuori che effettivamente molti non sapevano che voleva dire morte. Quindi ho proprio messo Eros e Thanatos, amore e morte. Ecco perché nel gioco del nascondino, quando si trova uno e il gioco finisce, si dice Tana. Libera tutti! Dopo poi sarà Thanatos libera tutti, no? Se invece mi distrago, siamo finiti, io sono attrice, quando ho 11 anni, ho fatto la presentazione l'altro giorno al Caffè Letterario con un importante cantante che è anche un comico, uno showman, e abbiamo fatto tutta la presentazione su questo registro comunicativo, poi all'improvviso andavo al leggio e leggevo delle cose che si intitolano Morte, Sangue, Marcio, e mi leggevo seria. Quindi passavo da un registro comunicativo all'altro così. È Benissimo, benissimo, e questo stata una serata che erano tutti usciti ubriachi dopo la. pensavo Nominiamo Marco Fassini,
che appunto mi ha maneggiato egregiamente appunto durante questa presentazione, questa grande cantante. Il libro si conclude con Odiemi Crass Tibi. No, abbiamo intanto la prima ospite di questa sera che ci saluta, Cristina Corradini, che aveva la buona serata. Ciao Cristina. Ciao, ma ciao Cristina. Grazie, ciao. Perdonatelo, ma oggi ha pranzato fuori, non so cosa abbia mangiato. Roba da maschio. Peperoncino, cosa mangiato? Hai mangiato piccante, Marcello? Mezze penne ai quattro formaggi e l'unica cosa subito dopo, fagioli con le cipolle. La fagiola l'ho mangiata anch'io oggi. Roba proprio da maschi. Ero con due muratori. Ora sono un po' malandato, un po' di gastrite, però fagioli e cipolla a crudo, morlotti, mi piace da morire a me. Mi morivano intorno zanzare e mosche come fiatavo. Oh, okay. Avete finito? Adesso torniamo seri, sentiamo Giuseppe Bagno. Sentiamo Giuseppe Epue, diamo un po' di spazio a lui. Una cosa sola vorrei chiedere a Ilaria. Ilaria, la copertina, chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta? No, questa cosa me la chiedono tutti, ma non è merito mio, ecco, né colpa né merito, perché la casa editrice, le mezze lane casa editrice, ci serve a scegliere proprio dei collaboratori, dei grafici di un certo livello che scelgono. Ma nuovamente genere... è opera di Alessio Gherardini, presumo. Assolutamente. Ecco, ma in genere è quasi sempre la casa editrice che sceglie la copertina. Non ho messo bocca, non posso, insomma, non mi è dato. E la casa editrice delle Mezzellane fa sempre molto bene le copertine. Devo dire che già il libro si presenta bene dalla copertina. Adesso, tra l'altro, diciamo con un gergo giovanilistico, alcuni miei amici di 20 anni mi hanno detto la copertina spacca, così è fantastico, spacca, è bellissimo. Spacca, sì. Ma io invece sapevo quello di Giuseppe, anche la copertina, cosa rappresenta, che poi dopo tra poco ce l'ha illustrata, che è molto particolare. Eh già. Allora, passiamo a Giuseppe Bagno. Giuseppe Bagno, se ci puoi dire il titolo del tuo libro e mostrarci la copertina, te ne saremmo molto grati. Molto grato. Certo, assolutamente. Allora, il mio libro si chiama Francesco Bagno, medico e rivoluzionario, un capitolo della rivoluzione napoletana del 1799. L'unica cosa che in effetti, da un lato ne sono contento perché il volume, diciamo, ha venduto parecchio, quindi adesso in ristampa, non ne ho una copia con me, però diciamo posso mostrarvi sicuramente la copertina, che la posso ricavare da internet, se posso condividere lo schermo, quindi ve lo faccio vedere, diciamo quindi da IBS, che da IBS in effetti il volume, diciamo quindi risulta ancora disponibile, ordinandolo, quindi arriva chiaramente la richiesta direttamente alla casa editrice, e posso quindi in effetti farvi vedere l'immagine e vi racconto anche come l'ho scelta, perché poi in effetti è un personaggio senza volto, Francesco Bagno, è una biografia molto particolare, la biografia di un medico e anche di un politico. Adesso vi faccio vedere l'immagine, quindi non so come si condivide lo schermo, così diciamo quindi faccio vedere proprio la scheda del libro. Allora. Vedi essere tecnologici, io non sarei proprio in grado di fare quello che sta facendo lui, non so proprio cos'è questa cosa. Non riesco a connettermi io. Io, Ilaria, posso solo fare l'on-off del computer, poi dopo un'ignoranza totale. Ti capisco. Non so se si vede l'immagine. No. Ecco, io ti ho lodato, Giuseppe, però non c'è niente. No, non la vedo. Vediamo un po', aspetta, su quelle cose condivise, no, non lo vedo. Non è la tua faccia frizzata, se ci senti, Giuseppe... Un attimo, ho dovuto aprire un po' le finestre e ho avuto un attimo qualche piccolo blocco di connessione.
Adele, ciao. Buonasera così. Adele, ciao. Grazie per la buona diretta e la buona serata che giriamo anche a te. Giuseppe, se deve qua, essere... qua non vedo nulla, non mi è arrivato niente di condiviso. Se deve essere troppo difficile non fa nulla, è un peccato perché... Aspetta, eccolo, forse è arrivata, sì, aggiungiamolo qui. Eccola, oh. Qui. Eccola. È arrivata, oh, adesso. Si vede? Rullo ancora di tamburi? No, eccola. Wow. Eccolo! Bellissimo! Un pochino, ma è arrivata. Fatto 1799. Molto bello. È un po', no? Ecco. È fatto tutti. Il pittore dell'Ottocento, ok, chiaramente... Non ti sentiamo, Giuseppe. Sì. Aspetta, tolgo un attimo questa, così torna come prima. Immaginare. Vai, Giuseppe, un attimo le finestre che hai aperto, poi sì, così almeno ti riusciamo a sentire. Sì, allora, aspetta, tolgo la condivisione. Ok. Aspetta. Aspettiamo un attimo che ripristina tutto, se no... Non lo sentiamo? Sì, qua. Sì, dicevo. Intanto veramente il bel colore. Sì, e quindi okay, come dire, è un tra di noi. Quindi è un dipinto di Giuseppe Sciuti, un pittore. E ti sentiamo un attimo, grazie, Giuseppe. Scusa, un pittore napoletano dell'Ottocento. Che si... dicevo. Sì, questa, quindi questo dipinto rappresenta quindi questi patrioti giacobini che sono stati portati al patibolo. Quindi questo pittore, che tra l'altro non ha assistito, non ha visto la rivoluzione napoletana del 99, è vissuto 5 anni e soprattutto, diciamo, quindi ha cercato di dare un po' di dignità a questi volti, a queste persone, a questi esseri umani che poi sono andati a finire, diciamo, nel dimenticatoio. Il mio personaggio, la biografia di questo, di quest'uomo, di questo medico, che tra l'altro porta anche il mio cognome, non ha un volto, non c'è un ritratto. All'epoca era usanza fare ritratti per lo più le persone di alto lignaggio, lui invece era povero, veniva da una famiglia poverissima, ma grazie alla sua intelligenza si è innalzato, è diventato un medico, un docente universitario, ma essendo lui un giacobino antiborbonico e filo francese, quindi cade nel dimenticatoio, subisce una sorta di damnatio memoriae. Io ho ritrovato dopo tanti anni di ricerca la sua casa natale, che si trova a Cesa, che è un paese che confina con il mio paese di origine, e lì ci sta poco e nulla sostanzialmente. È una figura avvolta quasi nella leggenda, o per meglio dire era avvolta nella leggenda fino a qualche anno fa, finché non ci ho messo mano io, perché in effetti sono stato all'archivio di Stato di Napoli e ho trovato le carte della Repubblica Napoletana del 99. E lì c'è tutto, quindi, il sangue di questi patrioti. C'è scritto praticamente come sono morti, in che modo, che giorno sono morti, quanto è costato il cappio per impiccarli, ecco, anche questo. E ovviamente io all'interno del testo ho parlato anche di questo, nelle note ho inserito anche questi aspetti che oggi ci risultano quindi truculenti, tragici, sanguinolenti. Però effettivamente il libro non parla soltanto, diciamo, di morte, non parla soltanto quindi di un aspetto che sicuramente è triste della storia napoletana e della storia dell'Italia meridionale, ma parla anche della storia di un uomo che si è alzato quindi dall'anonimato, una sorta di self-made man, per usare un termine americano che oggi va molto in voga. Perfetto. Abbiamo Claudio Negrato, che poi lui augura la buona diretta. Senti, Giuseppe, sei medico anche tu? No, io in realtà sono professore di scuola superiore, sono professore di italiana e storia, attualmente insegno in un istituto alberghiero di Velletri, però di fatto la saggistica storica è la mia seconda passione, quindi di fatto, esatto, mi ci dedico parecchio, mi piace proprio la ricerca storica, mi piace soprattutto conoscere storie, diciamo, un po' fuori dal normale, un po' sui generis, perché poi in effetti la storia di quest'uomo, di questo medico, diciamo che l'ho dovuta costruire pezzetto per pezzetto, una sorta di puzzle,
un capitolo da una parte, un capitolo dall'altra parte. C'è solo una biografia che risale all'inizio del Novecento che ho trovato nella Biblioteca Nazionale di Napoli, unica copia, tutta impolverata, ed è comunque una biografia, diciamo, quindi un po' troppo romanzata, quindi ci ho dovuto mettere anche un po' di mio per dare quanta più credibilità possibile a livello storico a questo personaggio, a questo politico e medico. Lui, tra l'altro, nota interessante, nota, diciamo, quindi di che oggi sarebbe quasi nota di colore, no? Lui veniva chiamato medico delle donne, cioè era ginecologo, di fatto, un ginecologo dell'epoca, e aiutava per lo più le popolane a partorire, perché sappiamo benissimo che in quegli anni lì solo le donne di alto lignaggio potevano permettersi quindi un medico, una levatrice che le aiutava a partorire in maniera meno brutale, che parto comunque è qualcosa di doloroso, mentre invece le donne del popolo non si, cioè, quasi si facevano da sole, non proprio, però sì, quasi, quindi perché lui sì. Poi costava tantissimo permettersi, era difficile permettersi un medico, costava avere un medico e usufruire delle cure mediche. Lui lo faceva spesso pro bono, e questo lo rende una figura straordinariamente attuale, una sorta, diciamo, di come posso dire, di Gino Strada dei nostri tempi, ma non voglio esagerare, però diciamo effettivamente sì. C'è. Senti, a proposito delle donne che partorivano da sole, c'è un modo di dire nostro marchigiano per dare un epiteto ad una persona sempliciotta, figlio di contadini, e gli si dice: cosa sei nato, un tel cruello? Ora, la parola crovello è il canestro di Vimini, da cui Crivelli, famoso poeta, pittore. Allora, perché la donna seguitava a lavorare nei campi, quando arrivavano le doglie si metteva sopra a un crovello e partoriva. Quindi la povertà la faceva da padrone. Ma quassù, nell'Italia centrale, abbiamo la strana percezione che ancora una buona fetta di persone napoletane rimpiangano i Borboni. Ecco, io volevo chiederti, tu Giuseppe, sei in grado di fare luce per quanto ti è possibile su questo fatto? Volevo chiederti proprio se sei un meridionalista. Cioè, tanti... Guarda... Prego, prego, no, continua, dimmi, Patrizia. Ho una cara amica scrittrice che è una meridionalista e ogni volta mi racconta cose diverse che io ovviamente non ho studiato, perché ci hanno dato un'istruzione pro Savoia, diciamocelo, alla scuola, al liceo classico, e in effetti lei invece dice che sotto i Borboni il meridione stava meglio, che il fenomeno del brigantaggio non si è sviluppato dopo la fine del regno dei Borboni, ma c'è sempre stato, così come c'è sempre stato anche da noi, nelle zone di montagna, nelle zone impervie, laddove la vita era difficile, si sviluppava il fenomeno del brigantaggio. Ecco, volevo sapere se tu hai questa idea meridionalista, oppure sei uno storico, perché hai la passione, ovviamente, come ci hai detto, dei saggi storici e della storia, hai una visione invece diversa, una visione meno borbonica, insomma. Allora, guarda, è una domanda molto bella e molto complessa, diciamo, quindi affonda non soltanto nella storia, ma anche nella geopolitica e chiaramente nella storia delle mentalità. Di fatto bisogna partire da questo aspetto qui. Il Piemonte di sicuro ha beneficiato del Risorgimento, che ha ingrandito di 20 volte il suo territorio e quindi ha creato un regno, diciamo, che comunque ha avuto una certa longevità e che di fatto, se non era per il fascismo, probabilmente sarebbe durato ancora di più nel tempo, perché in Italia il sentimento monarchico era molto forte, ma gli stessi napoletani
dopo che hanno perduto il regno borbonico, hanno, diciamo, quindi dopo quella fase chiaramente di combattimento, quindi di sconvolgimento sociale, che è stata, io la definisco una guerra civile italiana, poi ovviamente qualcuno sarà in disaccordo con me, si sono affezionati quindi a Vittorio Emanuele, a Margherita di Savoia, poi a Umberto, che poi diventò principe di Napoli. Savoia di fatto erano molto presenti a Napoli, spesso andavano in villeggiatura, avevano dei palazzi dove andavano ad abitare. Poi sappiamo benissimo, io mi sono occupato anche di street food, e la pizza Margherita prende il nome da Margherita di Savoia, che era la moglie di Umberto I, quindi significa una certa attenzione anche da parte del regno, che una volta era il regno del Piemonte, che poi era il regno d'Italia, verso, se non altro verso Napoli. Forse magari, diciamo, una trascuratezza la si può, diciamo, la si può imputare ad altri territori come la Calabria e la Puglia, che veramente erano abbandonati a loro stessi. Effettivamente questa cosa si è sentita negli anni, forse sotto certi aspetti si sente ancora oggi. La Sicilia e la Campania di fatto hanno avuto un'identità più forte, che è andata, diciamo, quindi emergendo negli anni, ma perché probabilmente c'era già uno strato culturale molto ampio. Diciamo che sostanzialmente che ci fossero delle cose, delle innovazioni tecnologiche durante il regno borbonico, soprattutto negli ultimi 30-35 anni di regno, questo è un dato di fatto ed è documentato ed è documentabile. La ferrovia Napoli-Portici, sì, è vero, la usavano pochissime persone, ma c'era un territorio che comunque non era così tanto grande, cioè di fatto il regno delle due Sicilie era grosso quanto il Belgio, poco più, o quanto l'Olanda, e parliamo comunque di regni che erano nati da poco e comunque non è che stavano chissà quanto meglio di noi. Il fatto è che l'unità d'Italia, secondo me, andava fatta, ma non in quel modo, nel senso che è stata una forzatura. È stato, secondo me, da parte quindi del regno, di quello che era il regno del Piemonte e poi dopo del regno d'Italia, un esproprio, perché comunque i Borbone di fatto sono dovuti andare in esilio, sono andati a Roma presso la corte pontificia, e da lì poi cercarono di organizzare addirittura quindi dei complotti per tornare, per riprendersi il regno. Questo è raccontato molto bene in un film che si chiama Or Re di Luigi Magni, con uno splendido Giancarlo Giannini che interpretava questo Francesco II nostalgico, attaccato quindi alla chiesa, ai santini, con questa moglie chiaramente che lo pressava in continuazione, e si vede chiaramente un re decaduto con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Sicuramente i Borbone hanno fatto anche, hanno perpetrato anche delle crudeltà nel regno delle due Sicilie, e questo è un aspetto, e lo si vede per esempio attraverso la storia di quest'uomo e la storia dei Giacobini, no? Parliamo di 153 condanne a morte in 6 mesi, non è poco, però erano crudeltà che perpetravano anche altri sovrani europei, per esempio molti, molti secoli addietro la regina Elisabetta I d'Inghilterra, per regnare ha dovuto eliminare non so quanti avversari politici, però oggi se tu chiedi a un inglese Elisabetta I sia stata una sovrana importante e democratica o una sovrana sanguinaria perché ha fatto ammazzare 200 ostaggi politici, cioè 200 avversari politici, l'inglese medio ti dirà che la regina Elisabetta ha fatto l'Inghilterra, è l'Inghilterra. Quindi bisognerebbe, nonostante la brutalità, che comunque non è mai ammissibile, bisogna comunque riconoscere che al netto dei fatti i Savoia hanno fatto di sicuro una cosa giusta, conquistando e riunificando un territorio che era diviso da 1400 anni. Perché non ci dimentichiamo che ancora oggi l'identità italiana non esiste, cioè l'Italia è uno Stato, non è una nazione. Noi ogni 20 chilometri non ci sopportiamo, cioè se io vado fuori e che se ne dica, guarda, nonostante tutto, cioè, c'è sempre una differenza, ma noi siamo diversi proprio, siamo belli nella nostra diversità, perché io non mi sento uguale a un trentino o a un friulano, però io li rispetto, diciamo, e questo forse è l'Italia, cioè così è stata fatta l'Italia. Il bello di essere diversi, cioè siamo unici nel nostro genere. In Francia non ci sono distinzioni tra un francese del nord o uno del sud, così come in Inghilterra, così come in Germania, anche nonostante la Germania sia nata anch'essa dopo. Però quel risorgimento fatto in questo modo forse ha creato i primi germi di quell'attrito nord-sud che ancora oggi, diciamo, sotto certi aspetti dilania la società e dilania la politica, perché è emerso.
cioè ogni tanto emerge una sorta di antimeridionalismo, e da quell'antimeridionalismo nasce la nostalgia borbonica, perché viene usato come spauracchio e come scudo, no? Un po', diciamo, come succedeva chiaramente anche in Spagna, no? Con la Catalogna, i catalani si sentono lontani dai madrileni perché in effetti hanno una storia diversa, sì, no? La Catalogna è stata liberata dagli arabi, è diventata un territorio dei franchi sotto, diciamo, l'ala protettiva di Carlo Magno. Invece lì quei territori, partendo chiaramente dall'Andalusia, arrivando fino alle porte di Madrid, sono stati territori arabi per 600-700 anni, quindi parliamo di origini totalmente diverse. In Italia Napoli è stata spagnola, la Lombardia era austriaca, quindi oggi un austriaco e uno spagnolo non sono per niente uguali, non si capiscono tra di loro, no? E quindi forse è questo che chiaramente ha creato, diciamo, il risorgimento. Io comunque sono di formazione, diciamo, sono un risorgimentista, perché pure la mia tesi di laurea era in storia delle istituzioni politiche, parlava dello Stato Pontificio, quindi che era uno Stato pre-risorgimentale. Quindi ho studiato anche alcuni aspetti, diciamo, di fatto il mito degli italiani che non si vogliono unire, ma era vero, cioè gli italiani non si volevano unire, sono stati unificati con la forza. Verissimo. Diciamo, ci hanno fatto stare insieme. Hanno fatto bene, ma abbiamo sofferto, i nostri antenati hanno sofferto. Prova a immaginare un palermitano, un calabrese, un campano che va in Piemonte oppure va in Veneto, lui parla dialetto napoletano, il Veneto parla in Veneto, ma che capiscono? Cioè, niente, sostanzialmente. Direi che fino a questo punto abbiamo messo il preambolo al tuo libro. Allora adesso io rimbalzerei la palla a Ilaria. Qualche domanda da fargli? Io riguardo, o la fate voi? Noi domandiamo a Ilaria Coppini semplicemente di cominciare ad introdurci al mondo, alla sua visione di Eros e Thanatos. E che cosa, in linea generale, perché altrimenti il libro va comprato, non va svelato tutto, se ci può accennare a che cosa si riferisce questo titolo, amore, Eros e Thanatos, amore e morte, e quali sono i personaggi principali, a che cosa, ecco, si riferisce il contenuto proprio del libro? Allora, il libro è un libro di poesie, quindi non ci sono personaggi, però sono poesie. Sì. Quindi c'è un... diciamo che Eros e Thanatos sono i due archetipi, come accennavi prima tu, Patrizia, dell'antica Grecia, quindi poi riprese da Freud, quindi pulsioni di vita, pulsioni di morte, e io proprio ho ragionato su quello per questa raccolta poetica, raccogliendo poesie che siano alcune che sono poesie Thanatos, cioè poesie che ci portano un po' indietro, rabbiose, sofferenti, che sono un peso, che sono dolorose e sono inerenti le sofferenze mie individuali e che poi immagino in un certo senso anche universali. Quindi poesie sofferenti prima e poi dopo, nella seconda parte del libro, poesie eros proprio intese proprio come sensualità, erotismo. Poi ci si potrebbe ragionare a lungo su qual è la differenza tra eros, erotismo, sensualità, sesso. Diciamo che sono poesie inerenti il tema della sessualità, come la vedo io, intesa come pulsione vitale, quindi la parte dell'eros intesa anche freudianamente come spinta vitale. Quindi c'è qualcosa dentro di noi che ci tira indietro e ci fa rimanere un po' in una situazione di stallo o addirittura di regressione individuale e personale, mentre che è rappresentata da queste poesie dolorose, diciamo, Thanatos, mentre invece ci sono anche pulsioni che ci portano in avanti, che ci fanno attaccare alla vita. In questo caso il sesso come attaccamento alla vita, il sesso inteso in senso poetico, perché comunque non sono poesie di basso livello, sono poesie anche che vanno dritte al punto, per carità, cioè sono anche belle passionali e dirompenti, però sempre con metafore, allitterazioni, sinestesie, retoriche, insomma, varie tipologie di figure retoriche, quindi
non risultano, questo è bello, non risultano assolutamente né volgari, diciamo di volgarità ce n'è già abbastanza altrove, insomma, e quindi è un altro tipo di registro comunicativo. D'altra parte mi è venuta in mente una sciocchezza comunque. Si dice... Non la dire. La dico. Non la dire. Esprimiti Patrizia, siamo per esprimerci in questo salotto. Ecco. Ciao Maria Grazia, ciao. Grazie Maria Grazia Purceddu, ciao. Ciao. Ciao, sì. Grazie Cristina del complimento. Grazie. Anche grazie Cristina, sì, è un'assidua Cristina. Cristina è una musicista. È una cantante lirica, pianista. Cantante lirica. Bravissima. In genere si dice, infatti, muoio d'amore per te. C'è questa sinergia, no? Si dice anche... Il mio, ragazzo, il mio fidanzato dice che non si dice muoio d'amore, no? Si dice che comunque potrebbe sembrare un ossimoro, visto che stiamo parlando di poesia. Esatto. Però si dice vivo d'amore, sarebbe più giusto dire vivo d'amore per te, perché l'amore dà una spinta vitale. Esatto. In teoria, cioè se amore sano... porta in avanti. Già, vero. Esatto. Non è distruttivo, esatto. Ma costruttivo, costruzione interna e costruzione di coppia. Comunque, poi, cara Ilaria, ti chiederemo di leggerci una breve poesia o quella che sceglierai tu, così... Una leggibile! Io ho una curiosità riguardo alle poesie della serie Thanatos. Se c'è una vaga ispirazione ai romantici inglesi dell'Ottocento. Allora, voluta nel senso, allora, considera che allora, il tema romanticismo io amo immensamente proprio quel periodo a livello di arte, a livello sia poetico, sia pittorico, Friedrich, Turner sono i miei pittori preferiti in assoluto nella mia vita. Per proprio amori miei, proprio sentito fino all'anima, proprio vicini, e quindi anche le poesie, cioè io ce le ho nel mio DNA perché ne ho fatto, sono stata fruitrice e quindi mi sono rimaste dentro, quindi non è voluto, cioè se c'è qualcosa ai lettori sta a dire poi se realmente c'è qualcosa o no, però non è di razionale, di voluto e di deciso prima con premeditazione. Sono le poesie sofferenti, sono proprio una catarsi mia personale, un'urgenza comunicata di un disagio, di quando potevo avere, quando ho una sofferenza, un dolore. Molte le ho scritte quando ero tra l'adolescenza e l'età giovanile, ora ho 43 anni, quindi... Dove le hai messi gli altri 23? Dove li hai messi gli altri 23 anni? I nostri 20? No, ce ne ho 43, quindi sono passate un bel po' di anni da quando le ho scritte, ma effettivamente sono poesie che vanno a toccare delle sofferenze e mi hanno fatto un po' da catarsi, diciamo, in questo senso. Però comunque per te... Coleridge, Tennyson, Gabriele Rossetti, Shelley, li conoscerai ci sta. Hanno degli stili sicuramente intensi, romantici. Nel romanticismo poi ovviamente non c'è un'unica corrente, quindi si parla di romanticismi, no? Non si può, non c'è, ognuno di loro ha delle peculiarità specifiche. Le mie peculiarità le vedranno, insomma, i lettori, se vorranno leggere le mie poesie e comprarle, saranno i benvenuti. Poi l'altro, tra le tue poesie, visto che l'ho letto, hai scritto poi te hai scritto una bellissima prefazione, molto bella, che mi colpisce subito la studenza. Allora, io ho ragionato su questo, dico, visto che io ho fatto tutto un percorso, io ho anche scritto all'inizio del testo due lettere introspettive per iniziare a fare entrare il lettore dentro quello che è il mio animo, diciamocelo pure, perché ho una lettera dedicata alla mia bambina, una lettera alla mia donna, quindi a una donna, non ho scritto a me bambina, l'ho messa a una bambina generica e una donna generica. Dopo le poesie Thanatos ho scritto una lettera al dolore personificato, dandogli il cognato definitivo,
poi sono passata a Eros. E avendo fatto questa struttura, io mi sono detta, se faccio fare la prefazione a un'altra persona, cioè comunque questa cosa le volevo spiegare comunque. Ci tenevo a spiegare perché non so se una persona... Infatti è quello che ti volevo chiedere, infatti, come mai proprio queste cose, ti volevo dire, come mai hai fatto queste cose qui? Perché sono molto avvincenti, fanno entrare in pieno dentro al libro. Mi fa piacere che sia, insomma, che la prefazione sia risultata chiara, che ti sia piaciuta. Andrea, ti ringrazio per aver letto il mio libro. E poi tempo fa ho fatto così anche il video, infatti, che te ne ho parlato. Il video in che senso? Ti ho fatto anche un video proprio, una video recensione. Sì, hai fatto una video recensione, diciamo. Sì, grazie mille, Andrea, grazie. No, prego, di che, figurati. Tu hai... parli, diciamo, della morte poetica. Della morte più di tutto ciò che è distruttivo nella vita, diciamo così. Quindi sono le emozioni delle poesie Thanatos, diciamo così, per intendersi, sono emozioni di rabbia, dolore, sofferenza, molte metafore inerenti demoni, Mefisto, cose che uno sente, che lei l'esterna con questi versi che uno legge. C'è anche il rancore, Ilaria, compreso. C'è anche il rancore, assolutamente, tra le emozioni distruttive, cioè morte in questo caso Thanatos si intese proprio come tutto quel gruppo di pulsioni e di emozioni distruttive che fanno male e corrodono dall'interno. E che invece l'amore riscatta. Come? L'Eros le riscatta. L'amore, l'Eros riscatta. L'Eros le riscatta, ti dà una spinta vitale, ti porta fuori da quello che è la sabbia mobile in cui si potrebbe stare se ci fosse solo Thanatos, e si va verso uno stato di consapevolezza e di serenità maggiore. Infatti le ultime due poesie non sono né Eros né Thanatos, ma sono di amore, amore puro. Infatti la prima poesia si intitola Morte, l'ultima si intitola Amore, giustamente, una casa, per chiudere un cerchio e per trovare un po' una certa pace, una certa serenità e gioia. E diciamo un crescendo continuo, dalla morte fino all'amore. Risollevo il lettore, insomma, non lascio agonizzante per terra. Io invece sono un palliativista, cioè uno di quei medici che negli hospice accompagnano fino alla morte. Io ce l'ho, sai che ce l'ho? C'ho un mio amico che fa questo lavoro in Puglia, un medico. 15 anni di palliativismo ho fatto, adesso sono un pensionato. Da quel punto di vista lì sono pensionato. Però ecco, qui ti potrei raccontare tutto quello che vuoi sulla morte corporale. Tutto quello che c'è intorno alla morte corporale, la quale però credo che entri di più. Un attimo, non ti sentiamo. È andato via Patrizia Marcello, è andato via il vostro audio. Stavo dicendo questa cosa, però un attimo si è bloccati. Si sono frizzati. Addio. Eccoli. Stavo dicendo Marcello che non ti si sentiva più. Ecco, riassumendo, stavo dicendo che la morte corporale è più forse espressa dal libro di Giuseppe, in cui ci sono i giacobini che vengono mandati a morte, quindi probabilmente c'è anche qualche particolare più fisico, come dire, che riguarda più il corpo che muore, che viene mandato a morte. E mi sa che è di nuovo qualche problemino. Sì. Non ci senti? Ci senti, Giuseppe? Sì, non ho capito la domanda, però, perché c'è stata una piccola interruzione. Un'osservazione. Dicendo che, siccome io sono un palliativista, sono stato negli hospice e ho sempre accompagnato fino alla morte tanti pazienti, si tratta quindi di una morte del corpo, delle cellule, non è una morte mentale, non psichica, è proprio la fine della vita, la cessazione del giro degli elettroni intorno al nucleo.
ed è più rappresentato nel tuo libro, Giuseppe, perché ci sono le persone mandate a morte, quindi pensavo che magari c'è qualche descrizione toccante di queste persone che vengono mandate a morte. Raccontaci qualche cosa dei personaggi, oltre che a Francesco Bagno, in grandi linee, in modo che, come abbiamo detto alla Ilaria, non si sveli troppo del libro, perché il libro va letto, va comprato e va letto. E poi dopo facciamo leggere entrambi per entrarci proprio dentro il loro libro stesso, quello che hanno scritto. Ci leggono qualche estratto subito dopo. Bravo Andrea, questo dopo toccherà a te farlo. Infatti, intanto anticipo già questa cosa. Vai Giuseppe. Certo, no, assolutamente. Guarda, ci sono alcuni elementi, così come, diciamo, tante altre storie, no? Perché la rivoluzione napoletana è la storia di tanti uomini che si sono ritrovati tutti insieme in un unico momento storico, in un'unica fase storica, e hanno fatto, presso a poco, quasi tutti quanti, la stessa fine. La rivoluzione napoletana, diciamo che è stata anche enfatizzata la storiografia, sono emersi negli anni alcuni aspetti truculenti, addirittura si parlava anche di atti di cannibalismo, perché lo scempio dei cadaveri è stato fatto, lo scempio dei cadaveri di questi giacobini impiccati è stato fatto, addirittura si parlava di atti di cannibalismo perpetrati, pensate un po', tra il Basso Lazio e la terra di lavoro, quindi parliamo di quel territorio che si trova a ridosso del Garigliano, giù di lì, qui tra la Campania e il Lazio. Si parla di un certo brigante chiamato Gaetano Mammone, che poi da lì è diventato il brigante Mammone, da lì il Mammone, che dalle mie parti significa una persona, diciamo, quindi cattiva, no? Tipo l'uomo nero, mi pare nelle Marche lo chiamano il Marocio. E quindi in effetti questo brigante Mammone, si diceva che lui mangiasse i cadaveri, quindi, di questi giacobini che erano stati impiccati, che poi in effetti là ci fu un'alleanza tra i Borboni e anche la Chiesa, sotto certi aspetti, la Chiesa che nelle vesti del cardinale Ruffo, ovviamente il Papa non c'entrava assolutamente nulla, non sapeva di questo scempio, però il cardinale Ruffo, uomo di Chiesa, quindi arruolò una banda di briganti che dovevano fare la controrivoluzione, quindi si partì dalla Calabria e si arrivò quindi a tappe forzate fino a Napoli. Questi briganti si diedero a scempi enormi, si parlò quasi di lotta sociale, perché effettivamente buona parte di questi giacobini erano di origini nobili o erano intellettuali, comunque di alto lignaggio, perché chiaramente andare a scuola era una cosa che costava. E quindi questi erano anche lazzaroni, erano tutti, cioè, gente, diciamo, che comunque non aveva cultura, una crudeltà inaudita, quindi si diedero quindi a scempi di ogni genere. Luisa San Felice, per esempio, fu decapitata, perché in effetti era incinta nel momento in cui crollò la Repubblica Napoletana, quindi aspettarono un bel po' di mesi prima di poterla giustiziare, fu sgozzata in realtà, perché a decapitarla, cioè il boia non riusciva, quindi si muoveva, si dimenava in continuazione, alla fine decisero di sgozzarla sul patibolo. Eleonora de Fonseca fu impiccata e non aveva abbigliamento intimo, perché in effetti, diciamo, la colsero che lei comunque non si era vestita, quindi morì con esibendo quindi il suo genitale, quindi per farvi capire l'umiliazione che subirono. No, era per l'umiliazione. No, no, ma ma non era una popolana. Le persone povere non avevano... Ma non era povera, Ah, beh, è vero. No. Però De Fonseca no, era portoghese, era di nobiltà portoghese, era un giornalista. Avevano comunque i mutandoni, che venivano tolti per infliggere un'ulteriore umiliazione al genere femminile. Quindi diciamo che le umiliazioni, se si trattava di donne, erano maggiori. Forse la sofferenza che si infliggeva era maggiore agli uomini, ma alle donne venivano riservate anche umiliazioni di questo genere. E così abbiamo trovato un elemento di contatto fra, noi troviamo sempre un elemento di contatto fra gli scrittori che vengono ospitati dal padrone di casa, Andrea Ansevini, in questo salotto. Si parla di morte, si parla di amore, e di morte in tutti e due i libri, perché l'amore di Francesco Bagno per la libertà è come l'amore per la vita di cui parla
Ilaria, anzi, l'amore per l'amore, l'amore che dà vita, che è, come dice, lo dico sempre, il grandissimo Dante, l'amor che muove le stelle. Il sole e le altre stelle. Il mondo e le altre stelle, quindi è l'amore è la forza della vita, senza amore non si può fare nulla e senza amore non si possono fare neanche le rivoluzioni, perché le rivoluzioni sono fatte per amore. E la morte è la morte che purtroppo tocca sia in un modo virtuale con sentimenti distruttivi, sentimenti che possono essere ovviamente contrastati dalla forza vitale dell'amore, e invece la morte che purtroppo accomuna questi personaggi del tuo romanzo su Francesco Bagno, caro Giuseppe. Avete letto... Volevo aggiungere che lui ha amato anche una donna, quindi è morto senza eredi, perché in effetti non ha avuto figli, però ha preso in moglie un'orfana, una ragazza orfana che lui salvò, diciamo, dall'indigenza, diciamo, quindi l'ha presa come compagna, quindi una persona straordinariamente moderna, perché all'epoca convivere con una donna da non sposati era considerato uno scandalo, un po' come fece anche Galileo, tra l'altro. Galileo negli ultimi anni di vita conviveva con una donna. Questo fu un elemento che ulteriormente irritò, diciamo, quindi i ben pensanti, no? Infatti pure Galileo era un po', diciamo, rivoluzionario anche lui, a suo tempo. No, stavo dicendo, se avete mai letto il Cantico dei Cantici di San Francesco. No, quello è il Cantico delle Creature. Dal libro di Salomone, che non si sa se sia erroneamente attribuito alla Bibbia, perché ci sono alcuni che dicono di sì, altri di no. Noi facciamo uno spettacolo di lettura. Questo dilemma. Non hai capito veramente. Facciamo lo spettacolo di lettura del Cantico dei Cantici, in cui c'è l'eros biblico, che è un eros molto forte. Fine a se stesso, non alla procreazione. Sentiamo cosa dice Ilaria. Vi racconto un aneddoto che però prende spunto da quello che dici. Io quando vendo i miei libri li vendo ovunque, chiacchiero, tengo banco, e ero passata in farmacia dalla farmacista, che era molto cattolica, e il mio precedente libro era Eros e Eros, scritto anche con altri due autori, quindi era totalmente poesie erotiche di vario tipo, perché sono tre autori differenti, e lì per lì la mia farmacista ha detto: oddio, ho tematica erotica. Poi mi ha detto: no, guarda, ho deciso che lo compro perché nel Cantico dei Cantici e nella Bibbia si parla di sessualità, e allora ho deciso che lo compro per questo, ti giuro. Mi ha detto così e ha comprato Eros Eros, tutta imbarazzosa, sai, per me potrebbe essere tabù. Però ho pensato appunto che a livello di letteratura è questo, quindi mi ha comprato il libro la farmacista per questo motivo. Vedi? Pensa che... questo, un pezzo di vita. L'ispirazione di questo spettacolo e la regia è stata curata da un sacerdote psicoterapeuta. Teologo, filosofo, teologo, scrittore, poeta. Qui, e che ce l'ha dovuto spiegare lui, che era puro Eros, perché la nostra lettura... Ma anche Benigni, cioè Benigni l'ha interpretato al Festival di Sanremo, ha interpretato dei brani molto intensi che comunque non lasciavano niente all'immaginazione, insomma. Noi lo facciamo nella traduzione di Ceronetti, che è una traduzione molto poetica, ma l'immagine che dà dell'amore... È molto forte, è molto fisico. Non siamo fatti di etere, no? Siamo corpo, cuore e mente, no? Quindi esatto. Il corpo, no, perché disprezzarlo? Cioè, anzi, valorizziamolo al meglio. Si disprezza si può disprezzare sia con una sessualità molto bassa, promiscua, secondo me, poi uno sia disprezzandolo anche in vari modi, insomma. Io ecco, spero di averlo elevato, non di aver disprezzato. Crediamo proprio di sì. Io personalmente credo proprio di sì, che tu abbia dato dell'eros
e dell'amore un'immagine molto elevata, un'immagine a parte poetica, che già è un'immagine di un certo tenore, ma di un contenuto con un contenuto molto... Mi incuriosisce, Giuseppe Bagno, sapere se le vicende del tuo libro si svolgono in alcuni luoghi caratteristici di Napoli e se li hai identificati o invece una cosa più dispersa nel territorio. Sì, assolutamente. Di sicuro Napoli la fa da padrone, quindi i quartieri di Napoli, i vicoli di Napoli, che sono molto simili a quelli di oggi, perché parliamo comunque di una Napoli non lontanissima dall'attualità, diciamo sono poco più di 200 anni o giù di lì, quindi di sicuro il lettore ci troverà molte strade di Napoli che oggi sono luoghi di allegria, tipo per esempio Piazza Mercato, mi viene in mente la pizza fritta. Pacca Napoli, certo, sicuramente via Caracciolo. Via Caracciolo all'epoca non era via Caracciolo ed è dedicata al militare, al generale Caracciolo che fu impiccato dall'invidiosissimo generale Nelson. In Inghilterra è un dio, io mi guardo dal parlarne a un inglese o in Inghilterra, ma Nelson è stato un criminale a Napoli perché la morte dei patrioti giacobini è al 50% colpa sua, lo dico e lo confermo. Comunque via Caracciolo oggi è un luogo allegro, si va a mangiare la pizza, si fa la passeggiata, se c'hai la fidanzata ti puoi, diciamo, baciarla guardando il Castel dell'Ovo. All'epoca invece in quei luoghi c'era morte e distruzione, che quelli erano dei luoghi in cui chiaramente passavano questi lazzaroni in cerca di questi giacobini da catturare. Poi ovviamente Piazza Mercato, dove venivano, diciamo, impiccati, perché quello è il luogo di morte per eccellenza, e oggi invece è un luogo di gusto, perché in effetti hanno un sacco di pizzerie, fanno la pizza fritta, quindi uno va là, ci sta una pizzeria, si chiama da Marentino di Trosantedigio, che credo che sia in quelle zone, così, quindi fa venire fame, Piazza Mercato mi fa venire fame, però all'epoca è un luogo di morte. E poi... C'è Cesa, che è il paese natale di Francesco Bagno, dove ha vissuto i primi anni della sua vita. Io sono stato nella sua casa natale, ho visitato Cesa, che tra l'altro si trova a pochi chilometri da casa mia, e c'è una piazza che è Piazza De Michele, diciamo, secondo me dovrebbe essere ribattezzata Piazza Bagno, forse è esagerato. Io parlo così liberamente, esprimo le mie idee. Però, ma fai benissimo, fai la proposta al comune. Sì, vediamo se accettano. E quindi invece sì, un quartiere tipo Mater Dei, Mater Dei, diciamo che meno coinvolto rispetto agli altri, forse perché in effetti, diciamo, si trova, però di sicuro è una parte importante di Napoli a tutt'oggi, diciamo, quindi è un, diciamo, un luogo che pure mi fa venire fame perché c'è la pizzeria Starita, io sono anche finalmente l'abbiamo detto, la pizzeria Starita, la pizza più buona del Starita. Mondo. E consiglio di mangiare la pizza porcino e noci, che il napoletano storce il naso perché è una pizza rivisitata, però guarda, vi posso assicurare, quando senti il profumo e il sapore del porcino mescolato con le noci croccanti, perché poi sono fatte praticamente, le fanno tostare, sono tutte a granella, meglio che... Non continuo. Quando ci torneremo chiederemo la pizza porcino e noce. Allora, sicuro, guarda, non ne rimarrete delusi. No, sicuramente no, guarda. Andrea, okay. A te la parola. Ma dicevo delle letture, magari ci volete leggere qualcosa, poi tra poco chiudiamo che già siamo quasi a un'ora. Bene. Mamma mia, che peccato. Ilaria, come vuole la parola. Vai, Ilaria. Io, nello specifico, se posso passare, preferisco, nel senso che forse così la poesia è molto introspettiva, intima, si perde un pochino, secondo me, quell'aspetto di contatto emotivo, va un po' letta tra sé e sé nel silenzio. Ilaria, come leggi tu, esprimiti al meglio. Sei brava. Sento che non c'è nessuno, dai. Ilaria, però la devo leggere. Se la leggo con un microfono in un teatro, cioè, letta. Lo so. Sì, ma così la leggerai benissimo, lo stesso. Voce di stomaco profonda.
Sì, non è quello il problema. Ma intanto faccia Giuseppe. Vado io per primo allora, quindi... Giuseppe, allora, ti tocca a te, sì, vai. Allora, leggerò un estratto dell'introduzione, che diciamo è un po' il corpus, quindi, del testo, e così non tolgo il gusto, quindi, di andare a leggere quella trama. Allora, quale depositario di una conoscenza che ormai ha perso tanti dettagli e che rischia di abbandonare ad un colpevole oblio la figura di Francesco Bagno, medico, l'autore ha cercato di ricostruire, nonostante le lacune documentarie, la vita e la formazione del medico cesano, uno dei più importanti tra quelli che presero parte alla rivoluzione napoletana. Dalla documentazione analizzata emerge la figura di un medico aggiornato e coscienzioso, scrupoloso dottore e fine letterato, che ci ha tramandato in una serie di trattati, scritti rigorosamente in latino, il suo pensiero medico-scientifico. Per quanto riguarda il suo pensiero politico, esso fu influenzato dagli ideali patriottici provenienti d'Oltralpe, a giudicare dalla sua adesione alla Repubblica del 1799. Figurano in questo libro gli avvenimenti più importanti e le varie fasi di formazione del medico rivoluzionario, il quale affiancò l'impegno scientifico a quello politico, mettendo il suo genio e le sue capacità a servizio della collettività. Bello. Bellissimo. Ilaria, aspettiamo la tua bella poesia. Ok, avete voluto voi. Allora, sì. Si intitola Cerbero. Cerbero, inchiodata dalla tua stessa cattiveria, profondi nel baratro dei perbenismi incompiuti, non rifletti e non parli, ma ringhi sentenze e un brivido arriva sempre lungo la schiena e serpeggia tra il sangue e il mare. Bellissima. Fa parte delle poesie che parlano di Thanatos, ovviamente. Mi sottolineo che Cerbero era una figura maschile, certo. Un animale, ovviamente, in questo caso è una femmina, però, no? Quindi perché dico inchiodata dalla tua stessa cattiveria, quindi esatto. È interessante, perché io prima scrivo le poesie, le mie poesie non hanno titoli, però nel momento in cui le pubblico effettivamente ho visto che può essere interessante trovare un titolo, quindi prima è venuta la poesia, vedendola, essendo così una cattiveria ancestrale molto molto forte, anche animalesca, mi è venuto in mente di dare un titolo animalesco, e mi è venuto in mente Cerbero. Hai fatto bene. Quindi è intitolata Cerbero. Adesso abbiamo tanti complimenti per entrambi voi da parte di Cristina Corradini. La ringraziamo. Prima che Andrea vi dica le ultime cose, devo dire che sia Ilaria Coppini che Giuseppe Bagno sono miei cari amici di Facebook da tanto tempo e vi ringrazio di questo, perché l'amicizia me l'avete chiesta voi. Ma devo anche dire grazie una te, cosa Valizia. Grazie Giuseppe, sei stato veramente molto gentile a richiedermela e sono cose graditissime. Ilaria è una grandissima attrice, ve lo devo dire, oltre che una bravissima scrittrice è una grande attrice, una grande scrittrice e una gran bella ragazza. Ma hai anticipato, lo dico io che hai fatto quella dell'attrice. Ci siamo trovati, lo volevi dire tu, ma lo dico io perché Ilaria ed io spesso ci incontriamo, a volte, ultimamente un po' più raramente, perché lei fa proprio l'attrice e la scrittrice, ci incontriamo nella registrazione di videopoesie. Vero Ilaria? E ci siamo conosciute così. È stato hai lavorato con... A proposito, ho una videopoesia, me l'ha montata ultimamente Giovanni Nufrio, che voglio ricordare, sì. che tra l'altro è il mio grande sostenitore, ma con tutti i miei libri è molto... Lo ringrazio anche per la videopoesia che mi ha montato. E anche la tua richiesta di amicizia mi ha fatto veramente... tanto, tanto, tanto piacere, veramente. Grazie a te, tesoro. Grazie. Andrea, a te la conclusione.
La conclusione vuole dirvi invece dove possono trovare i vostri libri, dove possono trovare voi e se c'è qualche progetto futuro. Chi inizia? Io o Ilario? A vostro piacimento. Vai Giuseppe. Allora, il mio secondo libro, che è Street Food, il cibo di strada nella storia, è reperibilissimo, quindi lo si può trovare anche negli store Mondadori, Feltrinelli. Questo volume invece, che è un po' più vecchiotto, è al momento in fase di ristampa, però ce ne sono alcune copie su IBS, quindi può essere tranquillamente acquistato online. C'è anche un piccolo sconticino che male non fa, quindi consiglio, quindi a chi è appassionato di storia moderna, a chi è appassionato di storia della rivoluzione napoletana del 99, quindi di reperire anche queste ultime copie, magari chissà, fra 50 anni, fra 100 anni potranno avere una risonanza, un valore, diciamo. Quindi io dico sempre, sono sempre postumo di me stesso, no? Diciamo, quindi... Su IBS se andrò, perché su Amazon, infatti, io volevo leggerlo, ma non sono riuscito a trovarlo. Adesso che me l'hai detto, lo andrò a cercare su IBS. Sì, no, infatti su IBS ho scoperto da poco che sono ancora reperibili alcune copie, invece sulle altre piattaforme è scomparso, diciamo. Quindi poi ci si può anche mettere in contatto con il mio editore, con la Valtrend, quindi, che ha un sito internet molto bello e molto organizzato, quindi qualora uno volesse essere, diciamo, volesse comprarlo proprio sul catalogo Valtrend lo può fare tranquillamente, magari può scoprire anche altri testi di questa casa editrice, che comunque è una casa editrice molto interessante a livello regionale e nazionale. Ok, perfetto, non mi sfugge, così almeno ci vado subito poi a prenderlo. Visto che il tuo non l'ho letto, quello di Lari invece l'ho letto, appunto. Leggerò poi il tuo, poi ti farò pure a te una video recensione come si deve. Va bene, con immenso piacere, Andrea. Ok, Ilaria, tocca a te. Eh sì, lo potete trovare, su tutti i siti, anch'io su IBS, ma anche appunto su Amazon, sul sito della Mondadori, della Feltrinelli, il sito delle Mezzelane Case Editrici, ovviamente. Oppure potete anche contattarmi, alcuni lo fanno, è una cosa molto tenera, un legame molto carino, che mi contattano su Messenger, su Instagram, e vi invio io, glielo spedisco io una delle copie che ho comprato dalla casa editrice, e gli faccio una dedica, ecco, con la dedica, quindi è una cosa carina anche quella. Oppure lo trovate come ebook anche ovunque, come ebook sempre. E tra l'altro, se volete venire, amici romani e non, a Più Libri Più Liberi, saremo anche a Più Libri Più Liberi, dove mi piace proprio avere un contatto con i lettori diretto e poter parlare lì per lì alle persone subito, lì davanti allo stand della casa editrice. È un privilegio poter parlare di quello che è i miei, di quello che sono le mie tematiche preferite, giustamente, messe all'interno del testo. E poi saremo anche al Salone del Libro di Francoforte e via dicendo. Perfetto. Patrizia Marcello, voi avete qualcos'altro da aggiungere? L'ultimo lavoro teatrale, Ilaria, cosa hai fatto? Come? L'ultimo lavoro teatrale, cosa hai fatto? Allora, l'ultimo lavoro teatrale ho collaborato con un prestigiatore che si chiama Alessio Masci, uno a caso, che è anche il mio fidanzato. Brava. Amore mio, abbiamo unito la sua arte magica e delle idee che mi sono venute in mente attoriali, creando una sinergia di arti differenti. Mi piace creare arti differenti, e quello con lui era uno spettacolo per bambini, perché era un personaggio per bambini carino, romantico, sia il mio che il suo, ideato da me e strutturato in senso magico da lui. E poi adesso ho dei progetti con un cantante che ho citato a inizio dell'intervista del nostro salotto, che mi ha dato manforte e mi ha intervistata e spalleggiata alla presentazione del libro, e creeremo uno spettacolo io e lui, sempre di unioni artistiche. Lui che è cantante, cioè io cerco sempre l'altra parte della mela che non ho, nel senso, io ho la parte attoriale, ho un registro comunicativo sia drammatico sia ironico, posso spaziare tranquillamente, però non sono né una cantante né in questo caso una prestatrice, quindi mi fa piacere trovare
una sinergia artistica con persone che abbiano un'arte differente dalla mia. Quindi le ultime collaborazioni sono state di complimenti. Complimenti. Bene. Complimenti. Grazie mille. Siamo in chiusura, Andrea? Sì, allora, se non c'è altro, sì, chiudiamo qui. Vi ringraziamo di nuovo, Ilaria e Giuseppe, per essere stati con noi. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito e vi do appuntamento, se lo volete, con me, di nuovo venerdì, sempre per un'altra puntata del Salotto, ma questa volta condotta insieme a Milena Buonvissuto. Questo è quanto. Okay. Saluto tutti e vi auguro la buona serata e la buonanotte. Grazie, Andrea, grazie a tutti, grazie Patrizio, un bacio, un bacio. Grazie. Grazie a chi ci ha ascoltati. Ciao Ilaria. E...